sale la tristezza in fondo al cuore, come la neve. Come un pazzo a fari spenti nella notte. Metti una sera con una donna che ha messo a nudo il suo animo facendone sintesi in un libro, una vulcanica talent scout nel campo delle scritture, un talentuoso giovane artista. Ecco che viene fuori una bella serata di cultura e sentimenti a tutto tondo. Memorie di una prof di Patrizia Sereno è stato presentato alla Mondadori di Nocera Inferiore durante una calda chiacchierata con l'agente letterario Rosa Gargiulo e gli intermezzi musicali di Gian Maria Salerno. Parlar del più e del meno con un pescatore per ore ed ore, dir che dentro qualcosa muore. L'esperienza di una docente emigrante, su e giù per l'Italia, andata e ritorno. Gli incontri, la malinconia, la gioia di un lavoro che è passione e innamoramento. Un posto nuovo in cui imparare a sentirsi a casa, geograficamente ed affettivamente. Con una terra d'origine che scorre nelle vene, insieme al sangue, e a cui tornare diversi da quando si era partiti. La novità editoriale di 78 edizioni è il libro di Patrizia Sereno, Memorie di una prof. È uscito dal cassetto dei sogni ed è diventato realtà grazie all'ingresso di Patrizia, giornalista e docente, nella scuderia di Contrappunto House of Books. Ed è stata Rosa che ha accolto in casa Contrappunto Patrizia Sereno, nel solco della filosofia che la contraddistingue, sempre dalla parte delle parole e degli autori, di persone che si prendano cura di loro, del loro sogno di carta, trasformandoli in aquilone da far volare in alto e lontano, con passione, determinazione, competenza e professionalità. 78 edizioni ha immaginato per Memorie di una prof un'intrigante copertina realizzata dall'artista Francesco Rosina. Il libro poi si è arricchito di una postfazione di tutto rispetto, a firmarla Mara Aldrighetti, che rispetto a Patrizia ha fatto il percorso esattamente inverso, nord-sud, solo andata e per scelta. Patrizia Sereno effettivamente è una prof ed effettivamente ha scritto questo piccolo libro in cui ha voluto lasciare un messaggio importante, perché ha parlato di un'esperienza di vita e di professione che l'ha portata per un attimo, per qualche anno, fuori da Nocera, fuori dalla sua terra, e si è confrontata con una realtà diversa, con un'altra Italia, se vogliamo, o forse l'Italia è la stessa, siamo noi che la guardiamo con occhi diversi. Però Patrizia è riuscita a cristallizzare dei ricordi, delle emozioni, a farne tesoro e quindi a diventare anche una persona diversa, con una consapevolezza diversa. È tornata a Nocera, è tornata a casa e ci regala questi momenti che sono davvero molto molto emozionanti e preziosi. Non lo so se è il primo di una lunga serie, adesso qualcosa sto facendo, è qualcosa di molto personale, sto mettendo insieme delle memorie che non sono le mie, perché voglio sottrarle all'azione del tempo che rischia di cancellarle. A tutti coloro che leggendo si troveranno a sorridere e asciugare una lacrima. Quante lacrime hai asciugato, Legnano? Quando Gian Maria ha detto che tutta Sarno da un lato e tutta Castel San Giorgio dall'altro, cioè voi lo cercate un lignanese, io ne ho trovato una padrona di casa.